Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova sessione con me, Zeus e Maglio. Purtroppo abbiamo avuto un problema alla sessione precedente, vero ragazzi? Sì, è sbananato l'audio e Praticamente abbiamo quindi registrato la missione numero 3 di Valhalla, che per la prima volta finalmente ci è andata anche abbastanza bene, ma c'è stato un problema con l'audio, non si è registrato l'audio, quindi piuttosto che la missione è muta. uploadarla così senza niente, ve la raccontiamo brevemente. Non è successo molto, ma abbiamo affrontato dei centurioni di Targa, cioè quelle specie di robot, che erano entrati nelle terre del nord a creare problemi. Niente, li abbiamo affrontati, abbiamo sconfitto le minacce, abbiamo trovato qualche oggetto e poi abbiamo fatto la fase cittadina in cui siamo riusciti a costruire per il prossimo town stay sia la forgia che il trading cart. Nel frattempo il caro Knut è salito di livello, è livello 3. Io e Bodil siamo ancora a livello 2, ma siamo abbastanza vicini. A livello 3, Knut, tu hai preso questa abilità, Vicious Close. Praticamente adesso quando Esatto. fa coi colpi critici in corpo a corpo ignora i tiri armatura e i tiri copertura. In più ha più uno combat e più uno move. È violentissima questa skill. Tra l'altro mi sono riuscito a togliermi per miracolo perché il camp stay è durato tipo un giorno e dopo è arrivato l'evento che ci ha buttato fuori. Sono riuscito a togliermi la mutazione, quella della coda tentacolare, che mi dava più uno di movimento, ma mi toglieva anche uno di resistenza alla corruzione, così almeno adesso arrivo a 4. Sì, perché Zeus è pieno di mutazioni. Ne ha tre al momento. Questo è il suo inventario. Di oggetti nuovi ha trovato il Forge Hammer. Non mi ricordo se l'hai trovato all'avventura precedente o prima, ma comunque ha il Forge No, Hammer. mi sono trovato in questa qua della. L'ho trovata in questa qua dei centurioni che c'erano le Sì. torrette. E ha, come vedete, ha il terzo occhio fuso con la roccia peduncoli oculari e poi ancora l'occhio strappato. Noterete che c'è un mix di carte in italiano e in inglese, che quelle in italiano, dove è possibile, quelle che Simone ha tradotto, le ho messe, ma i contenuti che Simone non ha ancora tradotto li abbiamo lasciati in inglese. C'è anche una finestrella dei tatuaggi. L'hai vista Zeus che ho fatto, è carina, con tutte le lock, eccetera, eccetera, per quelli che abbiamo fatto in città. Passando a Maglio. Maglio non è ancora salito di livello. Queste sono le sue skill. Per ricordarlo a te, Maglio, con Clan Defender puoi praticamente disimpegnare lo scudo una volta per combattimento. Quindi usare praticamente due volte in un turno. Turno, sì. E poi una volta per turno, quando uccidi un nemico, curi un di tre sanity a te stesso e a tutti quelli nel taglio. È una cosa che non abbiamo fatto dalla prima avventura. È che quando tu curi gli altri, dovresti fare 5 punti esperienza per ogni punto sanity curato, Per sai? ogni ferita, sì. Sì. Poi Ok. tu hai Vabbè, preso facciamolo Honor adesso. the Clan, che una volta per turno puoi usare 4 rage per recuperare un grit. E il resto dell'abilità non ci interessa perché non ci sono altre persone con Honor the Clan. Come equipaggiamenti, tu hai l'equipaggiamento iniziale, hai dei bracciali che una volta per turno ti prevengono una ferita al 3 o più. Hai la canzone del nord, una volta per avventura curi due ferite a tutti gli eroi e fai guadagnare due rage. Poi l'anello di Nidhogg, che una volta per avventura e una volta per soggiorno nell'accampamento puoi recuperare un grit. E infine hai i peduncoli oculari che ti danno più danno sui critici. Una Sui cosa che critici. abbiamo discusso oggi è che abbiamo sbagliato un pochettino l'assegnazione dell'equipaggiamento di Maglio, ovvero il momento in cui lui cambia da spada a arco, deve essere dichiarato alla sua attivazione. Quindi abbiamo messo un bottone nuovo nell'interfaccia, dove c'è scritto in uso. Si vede semplicemente dal simbolo che armi sta usando al momento, e quando lui ne dichiara un'altra lo cambierà con un bottone. Hai capito dov'è il bottone, vero Maglio? Sì, è quello l'ho visto sulla scheda, Sì. sì. Tra l'altro vedo che l'interfaccia si è spostata un pochino. Dovrebbe essere più a destra. Vabbè, ormai ne ho così per Sì. oggi. Infine un reminder di me. Allora, io sono riuscito a levare in città il braccionino tentacolare, quindi sto usando di nuovo il mio martello. Le mie skill sono sempre delving. A proposito, mi aggiungo 100 ori. Mettiamoli subito, allora vado a 1720.
Delving è una volta per turno quando un eroe selezionerebbe, quando un nemico selezionerebbe un eroe come bersaglio, puoi obbligarlo ad attaccare te invece, ma il nano, no? Purché ti possa raggiungere. Quando lo faccio guadagno 10 grit. 10 grit, 10 punti esperienza. È il mio 10 grit. inventario. Magari, sì. Il mio Magari, sì. inventario, il Mythic Hammer, che quando faccio 7-8 sul tiro per ferire fa un danno ad area. Le Runic Silver mi danno armatura 5 più e recupero un grit al 4 più su Grognard e Darkness. La Miner Sack, che è tutte le carte loot e scavenge, mi danno 100 ore extra quando le trovo. Pietra della vita, i capelli corti, la canzone Ragnarok, anch'io Longbow Shield. Ma se non dichiaro diversamente, avrò sempre il Mythic Hammer equipaggiato. E con questo abbiamo E con questo ti discusso. sei dimenticato la cosa più importante, il Cioè. fatto che ti sei procurato un nuovo... Ah, Un sì. nuovo... Ho una nuova maledizione. Qua dov'è il mio inventario? Una nuova maledizione, quel Dragon Gold. Praticamente ho recuperato tipo l'unico anello, l'equivalente dell'unico anello di Fafnir. E una volta per campo stay guadagno un D8 per 50 ore. Questo sarebbe il positivo. Il negativo è che ogni volta che tiro nelle Injury o Madness, tiro con meno 2. Quindi a 4 più faccio a 4 meno faccio la morte permanente. Ok. Vi. È uno fortunato lui. Sì, molto, vero? Ai ai ai, allora passiamo a. Dove ho messa la. Il libro dell'avventura? Aspetta, prepariamo. Non riesco a prenderlo. Che strano. Ah, ora è spuntato. Niente, scherzavo. Questa sarà la nostra missione. Leggiamola. Leggila tu, Zeus, dai. Ok, allora. Seguite un gruppo di automi robotici nelle profondità dei rupi ghiacciati, osservandoli dalla cima delle falesie che li sovrastano. Marciando in formazione, si dirigono verso un vorticoso portale di energia blu carico di potere mistico, per poi svanire all'improvviso. Se riuscirete a scendere lungo la montagna e raggiungere questo portale luminoso, potreste attraversarlo per seguire gli invasori metallici e scoprire da dove provengono. Quindi, l'inizio, partiamo dall'entrata come al solito. Qua dobbiamo trovare il portale che ci Praticamente, porta all'alto di lo Targa, scopo della missione è in pratica. trovare due indizi dentro Targa. Ok. Ok? Il primo portale che troviamo ci porterà sempre a Targa. Ma anche, ma se dovessimo trovare un indizio prima di trovare un portale, quell'indizio si diventerà un portale, aggiungerà un portale al token. Ah, Quindi, a perfetto. prescindere da se apriamo il portale con un indizio o meno, dobbiamo trovare due indizi a Targa. Il nostro obiettivo è trovare il secondo indizio e quando troviamo il secondo indizio subiremo un attacco da una carta specifica che abbiamo rimosso dal mazzo, che è la carta dei collettori dell'archivio. Quindi, tutto qua. Non c'è. Le carte Growing Sì. Dread si giocheranno alla rivelazione, quando verrà rivelato il secondo segnalino Indizio. indizio nella stanza finale, diciamo, la missione. Straightforward, diciamo. Ok. Detto questo, comincio, tiro subito la lanterna, che fallisce. Quindi Perfetto. muoviamo la darkness di 1 e tocca a te, Zeus. Tocca a me, esatto, quindi io a questo punto, ah, è vero, di qua, partiamo subito con il movimento, che è sempre bello. Uno, perfetto. Ah, è vero, ci prendiamo il grit perché siamo nuovi freschi, quindi ne abbiamo un altro. Perfetto. E mi muovo di due, perché è uno più uno. Vuoi fare scavenge? Nah. Ah, Ok, ah, devo dare la carta team ability a Manlio, ma la scordo giusto. sempre. Ricordamelo, Manlio. Provaci. Provaci. Allora, la team ability di Manlio è Odin's Mark. La metto più. Mettila su perché non Sì. si vede un granché. Allora,
Giocala in qualunque momento, ora vedo di sistemare la telecamera che sta impazzendo. Giocala in qualunque momento all'inizio di un combattimento. Scegli un modello nemico, fino alla fine del turno quel nemico ha meno 2 difesa. Molto Bella questa. forte. La telecamera si è, sembra si è sistemata. Però a quanto pare non gli piace qualsiasi cosa che si muove e appena vede qualcosa che si muove rimette in focus. Non sa su cosa focalizzarsi. Vai, a te, Maglio. Ok, mi muovo. D6. Vuoi esplorare? Avanti. Sì. 1, 2, 3, 4, 5. Segnati 5 punti Tieni esperienza. conto Ecco, che di vedi? base. Tieni conto che di base hai lo scudo, eh. Fate scudo. Sì. Sì. Noi abbiamo stabilito che Maglio, se non ci dice diversamente, ha la spada e lo scudo. Ma nel momento in cui ci dice che cambia l'arco, noi switcheremo quell'icona. Così anche Maglio stesso si ricorderà che ha l'arco equipaggiato. Allora, prendiamo le carte mappa. Gli ho trovato a Dark Forest. Eh sì, questa telecamera. Ma che ha oggi? Ma mettiamo. Deve avere qualche impostazione per cui ha dei problemi di focus ogni volta che si muove qualcosa. Già. Allora, tocca a me. Tiro per il movimento. Uno, mi prendo un grit. Scusate se lo devo fare io, mentre gioco ci perdo un po' di tempo. Metto a due, Ah, tranquillo. ok. Mi muovo quindi di uno. E io provo a fare scavenge. Ovviamente. Nano. Oh, mi è caduto un dado a terra. Ok. Niente. Uso un grit e lo ripeto. Me lo puoi levare tu, Zeus, per favore? Arriva. Lui si Ho vuole fatto un bene. 6. Oh, ho fatto un 6. Quindi prendo. Zeus, mi puoi aggiungere 20 punti esperienza? Io intanto prendo. Arriva. Oddio, c'è la telecamera impazzita. Tagliato il video perché ho perso 2 ore a cercare le carte scavenge. Vediamo di cosa si tratta. Allora. La prima carta è una carta Gear. Ehi! La seconda carta è qualcosa di negativo. Figurati. Allora, devo tirare un È pur sempre D8. quel nano. D8 fa 8, quindi una carta Darkness. Che bello. Mischiamo la nostra prima carta Darkness. Un attimo che le mischio un pochino. E al 4 più recupero un grit. No. Vediamo cos'è la carta Darkness. Non era la Growing Dread che ti faceva recuperare il grit? Sia le carte Darkness che le carte Growing Dread, tutte e due. Guarda, è scritto pure sul Ah, nano. ah, vero, Sì. vero, vero. Allora, la Dark carta Second. Darkness è questa. Ecco, vedi, ora la telecamera impazzisce. Digging too deep. Mi sa che l'avevamo presa l'altra volta. La metto È così e quella dove vedo se devi la fare. telecamera Esatto. si rilassa. Aspetta, digging too deep? No. Ok, riprendiamo. Ho tagliato il video perché avevamo avuto dei problemi con la telecamera, che però si sono risolti. Dunque, per riprendere, avevamo pescato una carta Darkness e dovevo pescare una carta Gear. Allora, la carta Darkness è questa qua. Credo che si legga bene se la metto qui. Guarda, non la devo tenere Sì. in mano. Fantastico! Allora, ogni eroe deve fare immediatamente uno scavenge, ok? Per ogni 6 tirato, pesca una carta scavenge normalmente, ma per ogni 1 o 2 che tiri ti fai 5 horror hit. Vai, Zeus! Intanto mi pesco la carta Gear. Aspetta che ne mescolo. Tu vai. Io le mescolo intanto. Sei Oh! 6-5. Al Bella vero non hai questa. fatto nessun uno. Ok, un Sì. attimo. Che devo rimescolare il mazzo, quindi pesco la carta Gear intanto. Vediamo cosa ho trovato. Allora, Rider's Belt. Quando peschi una carta Nothing Gear, guadagni 20 ori. Con gli scavenge. Mi sembra perfetta. Fatta Sì. Fatta per me. per il nano, proprio. Allora, quindi Zeus, ti devo dare 2 carte. Segnati 20 punti esperienza intanto. Ok. Ok.
Allora, due carte per Zeus. 3 horror hit da 2 danni l'uno. Aspetta, le metto qua le carte che si vedono bene con la telecamera. 3 horror hit. Ok, 3. E no, 5. Belle le carte messe così, mi piace questa posizione video. Sparo una e le altre due le prendo. Quindi sono 4 danni, eh? Sono 2 danni per colpo. Uh-huh. Vai Maglio, tira. Ok, allora 3. 6, 6, 2, 2. Ok, sono due... una carta... c'è cioè uno scavenger per ogni, due... Per ogni 1-2 che fai ti fai 5 error hit, quindi fatti 10. Ok, io quasi qua, aspetta un attimo, un attimo. Faccio il grit su queste due 10. Ci sta, ci sta. Ok, sono tre carte. Zeus, puoi segnare tu a Maglio 30 punti. No, mi segno io, tranquillo, mi segno io. Mi segno io, tranquillo. Ci vedo, ci arrivo da questa parte. Perché tu devi switchare tra le finestre. Beh, te frega, l'ho fatto per delle giocate. Ti voglio aiutare. Vabbè, però... Allora, una carta gear. Tira un D8. Tiro un D8. Te lo tiro io, aspetta. Tiro tu. Spero di farti 5 o più. Fai, vedi che posso. 6. Ok, recuperi un D3 ferite. Non eri ferito, quindi... Quindi va bene uguale. Meglio delle negative. La terza carta, niente. Allora, vediamo la tua carta gear, cos'è? Te la metto qua. Ecco qua, una Warrior Spear. Più uno ai danni, puoi segnare i tuoi attacchi a modelli entro due spazi da te. Guarda che è, secondo me è meglio della spada. Spada. Ed è una sì, mano. Sì, infatti. Sì, sì, buono, ottimo. Mano. Mi sa che terrò questa. Allora, aspetta che te la aggiungo nell'inventario, ok? Mettiamo l'inventario di Maglio, qui, plup. Allora, questa si chiama Warrior Spear, giusto? Dunque, devo... Sì. Allora, Brimstone, carte, Norse, Gear, Norselands. Questa si chiamava... Warrior Spear. Mettiamola nel tuo inventario, Maglio. Ecco. Io ancora non mi sono aggiunto la mia arma. Poi lo farò dopo. Allora, facciamo una cosa. La spada norrena la metto qua sotto. Tanto probabilmente la userai sempre. Perché questa è più la danni sempre, non solo contro qualcosa. Infatti. Ed ecco qua. Aumentati di uno il peso, Maglio. Farò. Adesso devi ricordarti che poi la cosa bella, puoi attaccare a due spazi di distanza e in più fai più nei danni sempre. Ok, devo tirare io adesso. Gritto questi due 1. Me lo levi tu, Zeus, per favore. Arriva. Faccio comunque 2-2, mamma mia. Allora, pesco due carte. E poi mi dovrò fare 10 horror hit. Considerando la quantità di horror hit che ti becchi ogni volta che fai scavenge, c'è da chiedersi che cosa trovi quando fai quella roba. Cioè, ogni volta. Che devi trovare? Solo fame. Senta, questa è una bellissima. Questa è una bella carta. E anche questa. Mi aggiungi 20 punti esperienza e. 20 punti esperienza e. 150 ori, per favore. È un corruzionito. Sì, quello lo prendo dopo. Un attimo che tiro anche questo. Ah no, è un D6, non è un D8. 6, un artefatto! Wow! Bravo, questa è bella. Mischiamo il mazzo di artefatti. Dai, qualcosa di buono. Please! Vedi che scavenge ogni tanto porta bene, L'ultima volta ci stavamo quasi per morire. Ora mi devo fare 10 horror hit e un corruption. Allora, vediamo qua cosa ho trovato. La corona di Surtur. Oggetto leggendario. Tutti i tuoi attacchi fanno più nei danni e sei immune ai segnalini bruciato. Però quando uccidi un nemico ti becchi un corruption hit. Questa posso decidere anche di non equipaggiarla, eh. Quindi è risk e reward, praticamente. Sì. Gran bello oggetto. Un attimo che prima di farmi 1000 tiri mi aggiungo questi oggetti anch'io.
Tanto poi taglierò queste cose nel video. Allora, Andrea, devo aggiungermi la cintura che avevo trovato, che si chiama Rider Belt. Rider's Rider's Belt. Belt. Allora, che era Rider's Belt, eccola qua. E poi devo aggiungermi la corona di Surtur. Wow, non l'avevo mai trovata. No, infatti. Figo. Questi sono artefatti delle Northrend. L'unica cosa è che ogni volta che uccido un nemico un corruption è pesante. Però Okay. può servire. E vado a peso. Abbiamo aumentato di 1 il peso. Quindi vado a peso 4 su 9. Ok. E allora, ok, questo è il mio inventario aggiornato. Adesso devo farmi 10 horror hit e poi un test di corruzione. Mamma mia. Che Odino me la mandi buona. 10 dadi. E invece mi è andata veramente male perché ne subisco 7. No, sì, 6. Ne subisco 6. Quindi mi uso subito un idromele che me ne cura un di 6. Ne curo 2, uso. Sì, mi fermo qua. Zeus, puoi segnarmi 4 danni sulla sala di levarmi un idromele? E poi Arriva. faccio il test corruption. Quello almeno lo resisto. Ok. E finisce il turno. Turno bello lungo. Allora, dobbiamo rivelare il segnalino esplorazione. Ci sono due incontri e un'uscita. L'uscita c'è la chiusa, è qua, è chiuso da questo lato. Però c'è anche il portale. Cos'è che ti fa pensare che ci sia un portale? Il portale ha un simbolino al posto delle porte, tipo di un. Ti sei confuso forse per questa spirale? No, il portale ha un simbolino tipo blu grosso. Ok. Sì. Allora, prendiamo le carte incontro, meschiamo anche questo mazzo. E poi ce la farò avanzare la lanterna anche. Giusto, giusto. Faccio subito. Ora comunque, faccio un'altra pausa col video. Prima di pescare questa carta, voglio sistemare l'interfaccia che si è spostata a cazzo. Ok, ragazzi, ho tagliato il video perché ho sistemato l'interfaccia che era un po' si era spostata. E rimischio il mazzo Mazzo. esplorazione. Oggi continuiamo a tagliare il video per sistemare le cose. Allora, la prima carta incontro c'è la legge Zeus. Alta pietra weathered Rovinata dal tempo, rovinata tipo. dal tempo, esatto, si pone davanti a voi, intagliata con rune che dipingono una storia di un guerriero caduto. Ok, tutti gli Tutti quanti eroi. dobbiamo fare un Loran 6. Dobbiamo fare un test di Loran 6. Però facciamo e poi vediamo. Allora, io ho l'or 3. Voi tirate intanto. Tiro 3 dadi. Io Loro, ok. ho fatto un 6. Loro Guarda che poi ho il simbolino delle 4. spade. Oggi ho deciso di usare i dadi di Forbidden Fortress, che sono un po' più luminosi. Ok, c'è un 6. E c'è un 6 anche per me. Allora, se ci Allora. riesci, recuperi un grit. Quindi, ragazzi, segnatevi tutti un grit. E avete più 4 alla sanity massima per il resto dell'avventura. Bello. Perché onorate la memoria di un Beh. eroe caduto. Ok, quindi, ragazzi, Grande. avanzatevi la sanity di 4 e scrivete sulle note. Maglio probabilmente non lo sa. Per scrivere più devi fare prima un apostrofo, ok? No, sì. Su, ok? Scrivetevi più 4 sanity fino alla fine dell'avventura. Così poi non. Dobbiamo ricordarci di levarlo a fine avventura. Questo Ah, sì, vabbè. ottimo per me. Ok, fantastico. Ora prendiamo la seconda carta e questa c'è la legge Maglio, dai. Ok, un attimo, arriva. Aspetta Se che ti viene guardo. difficile la leggo io, No, no, sembra... Allora.
un vento geido passa tra nella foresta, nella countryside, nella foresta congelata. Campagna congelata. Sì, campagna congelata. Non leggo un cavolo, scusate. Ho problemi con la parte sopra, non la riesco a leggere. Ok, leggelo tu, Zeus. Sto diventando cieco, allora... ragazzi, mi devo andare a fare gli occhiali. Ah, tranquillo. Allora, dice, un vento gelido appunto corre sulle campagne ghiacciate, muovendo gli alberi e portando un sinistro lamento di morte ghiacciata sul alt. Penso alt tipo altopiano. Air. Nell'aria. Ah, air. Ok. Nell'aria. Okay. Allora, tutti gli eroi devono fare un test di spirit alzio più, ragazzi. Spirit quanto? Oh. 4. E 4 anch'io. Okay. Un 6. Wow. Anch'io. Io 2. Tutti. Allora, se ci riesci, sì, fai 20 punti esperienza, perché praticamente ci opponiamo contro il freddo, no? Del vento, sì, del nord. Ok, quindi tutto il resto non avviene. Abbiamo superato il test. Quindi cos'è che prendiamo? Ah, 20 punti. 20 punti esperienza. Era più passare il test che... Ok. Ti ricordo la tua carta, Maglio, se te la sei scordata. Una volta per combattimento puoi scegliere un nemico, gli dai meno 2 difese. E dai meno 2 difese, sì. È per, okay, un turno o per combattimento? Un turno solo. Ok. Ok, abbiamo superato questa stanza. Tiro la lanterna. Praticamente è bella. Cioè, 9? C'è sta... Tocca. Praticamente c'è sta scena dove... Dove abbiamo fatto l'onore, l'eroe è caduto e poi tutti in piedi con questa posa figa e camera cinematica col vento. Sì, giusto. E beh, sai, l'onore conta. Onorate il clan. Giusto. Giustamente, 6-1-7, ma io mi faccio... Io sinceramente mi farò 1-2 rage. Ti fai 2 rage e comunque hai più uno al movimento, quindi ti muovi un'altra. Esatto. Quella. Vai qua. Sì, esatto. Sì. Vuoi fare scavenge? Sì. A proposito, io non ho messo il scavenge. Sì, dai, proviamoci. Ok, chiedo 3 dadi. Da un 6 e basta. Quindi questo tile è stato scavengiato del, sì, tutto. Segnati 10 punti esperienza. Vediamo cosa, sì, trovi. €50. Grazie. E altri 10 punti esperienza. Finalmente scavenge funziona. Tocca a te. L'altra volta. Tocca a te. Bodil. Tra l'altro. Bodil arriva. Bodil. Bodil si fa un 5 di movimento. Arrivo a esplorare. Se puoi esplorare qua sopra, oppure muoverti verso avanti, che abbiamo una zona da esplorare. Scegli tu. Ok, no, io esploro, poi vediamo. Ok, quindi fai così. 1, 2, 3, 4. Segnati 5 punti esperienza e troviamo questa carta. Un fiordo. Qua, spero, metto proprio così. Tanto noi ci muoveremo giù presto, spero. Sai che era dall'altra parte il fiordo, per com'era la carta? Ah, hai ragione. Era così. Verso... lo metto così. Giusto, sì. Pure più facile per il tavolo. Ok, mettiamo un segnale di esplorazione. tocca a me. Mi muovo di 1, quindi farei un grit. Lo faccio. Fermo qua. Me lo puoi segnare tu, per favore, Zeus? Te lo chiederò sempre. Puoi segnare tu le cose a me? Mi è molto comodo. Così, visto che gestisco il tavolo, non devo girarmi al computer. Allora, segnale di esplorazione, riveliamolo. Siamo attaccati e c'è un indizio, quindi c'è un portale. Vediamo dov'è il portale di queste due caselle. 1, 2, 3 sarà qua. Il portale è qui. Metto subito. Okay. È
e mentre qui c'è semplicemente un'uscita. Ma siamo attaccati. Sì. Vediamo da cosa. Mescolo il mazzo. Spero che non capitino sempre le stesse cose. Mm. Ho un sacco di mostri, ma affrontiamo sempre gli stessi. Forse abbiamo il nostro sottoset. Forse mescolare fa male. Eh sì, okay. Se mescoli troppo riporti tutto come prima. Allora, è un troll, un di tre troll e hanno un tratto automaticamente. Ok. Allora, intanto Zeus lo tiri tu un di tre per vedere quanti troll sono. Tre. Ok. Oggi abbiamo tre troll. In più, tira un di 6 per determinare la loro abilità elite. 6. Perché dato che Zeus è di livello 3, adesso i nemici hanno un'abilità elite. Sì. Allora, prendiamo i troll. Un attimo che li prendo per me. Allora, ecco i troll. I troll abilità elite 6 dice... Non li metto in sovraimpressione, ragazzi, ve li descrivo, ok? Allora, i troll okay. hanno... la vitalizia 6 dice... Più 2 movimento, si muovono attraverso i modelli e cambiano bersaglio ogni turno. In più, hanno più 2 combattimento contro i bersagli che non erano adiacenti a loro all'inizio della loro attivazione. Ok. Dimmi un numero da 1 a 5, Zeus. 3. Sono troll del ghiaccio. Te li metto qua così si leggono. Allora, Cold Spite guadagnano un rage token per ogni ferita che si curano con la rigenerazione. Tutti i combat hit fanno più uno danni per ogni signorino rage che hanno e non si scartano più, Capito? Endurance 4 non subiscono più di 4 ferite per colpo. Ok. Sono... E hanno Frozen. Hanno la keyword Frozen, sì. Ok, sono belli tosti. Volete che... Non serve che vi metto la tessera, giusto? O la volete? No, mi devi dire quanto movimento hanno. Quanto movimento hanno adesso? Adesso questi? Con più 2 hanno 7. Mm-hmm. Vabbè, vi metto la tessera, ho capito. Troll... Sì, quella effettivamente potrebbe essere d'aiuto. Ok, però le abilità lit, eccetera, queste modifiche non gliele scrivo, ok? No, fa niente. Allora, troll... Eccoli qua, li metto... Dove li posso mettere? Li metto qua. Metti qua. Sposto un po' la telecamera, la mappa, così. Vabbè. Sono così. Mm-hmm. Ok? Okay. Va bene. A questo punto vi metto pure volete pure la carta tratto in sovraimpressione? Erano i... Troll... Il troll del ghiaccio. se vuoi, giusto perché c'è spazio adesso, puoi mettila pure di fianco a sinistra, anche se sovrascrivi quella del mondo, tanto adesso non serve. Sì, la metto lì, infatti. La metto così. E buona. Buona. Ok. Sono un di 3, dicevamo. Quindi... l'hai già tirato, sono 3. Sono 3. Quindi... Saranno... Qua e qua. Però voglio mettere la telecamera in modo che si vedano. Così. Anche se la tessera di troll però la copre un pochettino. Ok. E allora dobbiamo tirare la lanterna adesso. Comincia il combattimento. Dimmi. Siccome non è un ambush, io sono attaccato a loro. Mi teleporto magicamente. Sì. Praticamente Zeus usa la skill Lican Ambush all'inizio di un combattimento che non è un ambush. Puoi riposizionare il tuo eroe. Allora, fammi tirare la lanterna prima, poi te lo faccio fare, ok? Allora, okay. Tiriamo la lanterna. Doppio 6. Grande! Allora, doppio 6 è Stubborn Resolve. Tutti gli eroi guadagnano un di 3 rage e recuperano un di 6 ferite sanity. Oppure recuperano un crit. Io mi recupero un D6 sanity. Anch'io. Recupero una. Aspetta, se poi me la metti tu, Zeus, ok? Una sanity. Arriva. Vabbè, un rage.
Hai detto un D3 rage e quindi è 2. Perfetto. E poi il D6 per le risorse. Mi curo la sanity di fatto. Che sono 3. Ok. Allora la tessera la posso pure levare se ce l'ho in sovraimpressione con voi. Ok, esatto. Allora a cominciare sei tu, quindi ti vuoi riposizionare, devi... immagino. Dove ti vuoi riposizionare? Esatto. Mettimi dove c'è il portale, così ne ho uno solo. Qui? Ok, no, la cosa positiva sì. È che leggevo, la tua abilità mm-hmm. dice, all'inizio del combattimento... Ah sì, quindi poi tu ti attivi alla tua iniziativa e ti prendi la Fear, certo. Ok, allora, i troll hanno Fear 2, quindi tirati... Okay. 2 horror hit. Ok, no, aspetta, io a questo punto entro con l'attacco gratuito. Sì, sì, prima della sua attivazione, giusto. Tu sì, tirati certo, comunque la Fear. Vai, spari due frecce. È un critico. Dove la... Dove su quello di Zeus. Ok, tira i danni. Sono 5 più 1 perché 6 e... Cos'è il più 1? 6 danni. E il più 1 per la mutazione. Ah, giusto. Il più 1 sul critico. Hai il più 1 sui danni critici. Quindi fai 6 danni a questo troll, quindi gliene fai 4 in realtà. Mm-hmm. Perché hanno l'endurance a 4 loro. L'endurance. Ok. E quindi adesso metto un dadino rosso davanti a questo troll. Ricordarci che si è fatto 4 ferito. Te li puoi calcolare i tuoi punti esperienza, Maglio. Quando hanno le abilità elite, hanno più 5 alla base. In più, controlla la carta tratto, che è un altro più 5, ok? Ok, sono 15 più va bene. 4. Vai, Zeus. Vado io. Devo fare il movimento. 1, mi piglio un grit che non posso prendermi, quindi significa che devo rifare un altro di 6 ancora. 2, 1, 3, 1, 4. Quindi faccio l'ultima rage e vado in ti cambio. Trasformi. Oh, al momento giusto, eh? Eccoti sì. Qua. Grazie. Esatto. E lo attacco. Ascolta, ho una brutta notizia per te. Devi farti un Voices in the Dark. Voices in the Dark è quando sei a più di 2 tile dalla lanterna. Devi farti un D6 colpi orrore. Sono ok. E lo devo fare... Lo puoi fare, okay, lo devi fare prima di trasformarti. No, tu ti sei trasformato con la... Sì, alla tua attivazione, prima di trasformarti. Quindi devi tirarlo contiene 5, purtroppo. Quanti sono, hai detto? 5 colpi. 5, tiene 5. Non ne paro neanche uno, purtroppo. Mi ripiglio. Puoi usare il grit, se vuoi. Però vabbè, te li pigli. Sì, ci sta. Figlio. Ok, a te, Zeus. Ti sei trasformato? A me. E adesso li attacco. Sono 5 colpi. Tiene 4. Solo 2 colpi. Aumento la luce, guardate. Si vedono meglio così. Ok, hanno difesa 2. Ok, sono... diciamo li faccio insieme perché tanto più di 4 danni non li posso fare per colpo. Sono 5 3 e 1 no, sono... 3 e 1 di base. Aspetta, però, c'è ho lo scudo quello che mi quindi dà più 1 4 è... ah sì, tu hai lo scudo, lo faccio rivedere, il longbow shield sì. Più 1 è... i tuoi combatti esatto. Si fanno più nei danni, quindi fai 4 e 2 danni. Vuoi spendere rage per portare quei 2 danni rimanenti al massimo a 4? Ti costerebbe 2 sì, rage? Ok, levati 2 rage e fai 8 danni. Te li puoi calcolare i tuoi punti esperienza, per favore, su 8 danni. Quindi sono... cos'è? Praticamente 5 più 5 allora, per 8? Praticamente la base è 25, più 5 perché sì. Sono Ice Troll, 10, più 5 perché hanno un'abilità elite. Quindi loro daranno sempre 15 di base, più 5 per ferita. Sì. Tu gliene hai fatte 8, quindi è 40 e 15, 55, ok? Ok, grazie. Dovrò ricordarmi. Body, a te. Allora, a questo punto... Quanti gliene mancano a questo qui? 3, giusto? Già. Allora, sì. Io però per arrivare a colpire... Vabbè, lo posso colpire da qui. Io,
Prima movimento, ok. Facciamo il movimento, vedo che succede. Ok, 3. Ok, niente, ok. Se vuoi attaccare con la lancia, ricordati che hai 2 di gittata con la lancia. 2 gittata significa che posso mettere 2 caselle? You may assign your combat hits to models up to 2 space away. Ok, quindi ok. Quindi posso mettermi a distanza in modo che da non prendermi il fear di del lupo. Fear non te lo prenderesti. Il fear te lo prendi a inizio turno, no? Tu potresti con 3 di movimento, per esempio, se vuoi attaccare lo stesso, potresti metterti qua. Ah, sì, sei a distanza, così ti tieni lo scudo in quel caso. Sì, facciamo così. Faccio questo, attacco 2. Quindi switchi allo scudo. Spada, sì, spada scudo. Sì. Esatto, quindi metti in uso, esatto. Hai la ok, hai colpito una volta sola. Una volta fai sola. Un D6 più 1 ai danni. D6 più 1, ok. 1 2 2 Fai 3. Una ferita che non lo ucciderebbe. No, io lo gritto. Cioè, aspetta, quanto gritto ho? 2? Sì. Sì, lo gritto questo qui. E non posso usare la rage. Non bastava. Vabbè. Comunque, ne servivano 3. Fai allora, Zeus puoi levarglielo tu il grit. Hai fatto abbastanza danni da ucciderlo. Sono 3 danni, okay, quindi devi contarti, okay. Devi calcolarti l'esperienza 30. Su 3 danni. In più tutti gli eroi fanno un D3 pelli, perché questo è una bestia larga. Quindi facciamo una pelle a testa, ragazzi. Aggiungetevela voi. Io mi aggiungo la mia. Ok. E tocca, ripeto, l'esperienza fattela tu, Maglio, ok? Sì, tocca. Ah, in realtà i troll avrebbero dovuto agire prima di Maglio. Ho sbagliato, ragazzi. No. Ah, sì, sono più basso. Siamo a pari iniziativa. Poi levarti l'esperienza, rimetterti il grit. Rifacciamo. Sì, facciamo. Aiutatemi anche voi, raga, se mi scordo le cose. Sì, allora, perché rigenera? Sì, no, rigenera non all'inizio del suo turno. Ah, rigenera all'inizio del turno, quando tiriamo la lanterna, ok? Ok. Allora, i troll si attivano, ok? Loro la pietra la fanno all'inizio dell'attivazione, quindi devono lanciare 3 pietre. Allora, bersagli validi, siete solo voi 2. Ok. Vediamo il primo troll che attacca di voi due. Vedete questi segnalini qua? Mm. Uno di voi si prenderà 2 pietre praticamente, ok? Questo qui. Ok. Tu. Ok. Tu ti prenderai 2 pietre, quindi ti tiro 2 attacchi al 5 più. Okay. Ti lisciano. E una su Bodil. Mm-hmm. Che ti liscia. Va bene. Perfetto. Dopodiché fanno le loro attivazioni. Stabiliamo chi di voi se ne prenderà 2, perché da me non arrivano. Sì. 1, 2, 3, questo segnalino. Bodil se ne prenderà 2. Quindi, questo troll fa 1, 2, 3, 4 e 5. Questo troll fa... Ah, devo vedere chi dei due, perché se va quello ferito è diverso, no? Sì. Quindi... 1, 2, 3 sarà quello ferito ad attaccare Bodil, se non resta lì. Sì, questo viene da te, Bodil. Buono. Fa 1, 2, 3, 4 e 5. E l'altro viene da me, allora. E l'altro, esatto, viene da te. Fa 1, 2, 3, si mette qua. Ok. Va bene. Passiamo allora agli attacchi. I troll su di te, Bodil, sono in 2. Fanno 3 attacchi l'uno. Poi hanno più 2 combat contro bersagli che non erano adiacenti a loro all'inizio dell'attivazione. Tu non eri adiacente, ovviamente. No. Quindi ti fanno altri 2 attacchi. Una bella mazzata, eh? Sì, un po' di botte. Allora, loro colpiscono al 4 più. Sono 2, 4, 6, 7 colpi, Bodil. 7 colpi, quindi sono 7 difese. Ok, arrivano. Allora, 4 sono riparate 3. 5. 5, entrano, sì. 2 colpi. Questi colpi fanno 3 danni l'uno. Ok. Quindi sono 6 danni. Dici? Aspetta. Questo qua che è stato danneggiato ha preso rage? Ah no, perché... perché si cura quando si cura. Solo quando rigenera. Quando si cura. Quindi... Vero. Allora, arrivano 6 ferite.
6 ferite, devo vedere se mi riesco a, a ridurle a 5. C'ho un di 3 con i bracciali. Aspetta un attimo, sì, il bracciale, se usi il bracciale adesso vuol dire che non stai usando lo scudo. È questo che vuoi no, fare? No, i bracciali sono armatura, no? Non sono, sono come vengono considerati, braccia, sono armatura. Lo scudo lo posso usare. Lo scudo... Calmati allora. Un attimo, calmati un no, attimo. No, calmati, calmati. I bracciali non sono armatura. No. Gli oggetti che sono armatura dicono armor o armatura. Ok? Per esempio, guarda nel mio inventario. Sì, vabbè, armor 5 più, vedi? Runic Silver. Quindi sto cercando di spiegarti l'ordine. Sì, i bracciali dicono, una volta per turno, previeni una ferita che stai per subire. Se arrivi allo step di subire le ferite, ah, ok. Hai superato lo step dello scudo. Lo scudo, se lo scudo, vuoi fare, lo fai. Lo scudo. No, no, quindi... no, lo scudo e poi questo. Esatto. Sì. Prima lo scudo, quindi diventa. Fai 3 danni 3. Con lo scudo. Poi, Maglio, ti ricordo che se vuoi, puoi usare la tua abilità. Una volta per combattimento, puoi stappare lo scudo. Ah, e usarlo praticamente... di nuovo. Esattamente. Sì. È l'abilità che hai scelto tu all'inizio. Quindi potresti parare tutti i danni. Tutte senza confonderti. È in questo combattimento l'hai già usata, ok? Va bene. È molto forte il tuo eroe, così. Sì, sì, ancora dopo. Ok, non ti sei fatto niente. Adesso vediamo gli attacchi su Zeus. Beh. Lui non era adiacente a te, quindi ti fa due attacchi combat. In più. Ok. Ti colpisce due volte, Zeus. Ok. Quindi devo fare la difesa a 5 se non ricordo male, fammi controllare. Sì, viene 5 e ne paro una. Quindi poi devo ti fare entrano armatura. 3 ferite. No, ascolta, lo step è così: ti entrano 3 ferite meno lo scudo 2, giusto? Adesso passi all'armatura, che è l'ultima cosa. Quindi fai 2 tiri in armatura. Okay, ho messo per voi, siccome. Sulla pagina regole importanti che ho aggiunto per voi, ho proprio messo le regole di com'è, di questa cosa, armature, coperture, perché so che sono un po' ostiche all'inizio. Allora, ti fai quindi una sola ferita, Zeus. Esatto. Va bene. Maglio, tocca a te. Adesso con la tua attivazione devi fare 4 test di paura. Ok, facciamoli. E sono... quanti? Ne passo 2. Ne passo 2 e ne prendo 2. Quindi esatto. Questi diventano 2 qui. E... poi faccio il movimento a questo punto. Tra l'altro, sospetto che tu abbia 855 di esperienza. Sì. Zeus, segnagliela tu. No, è partito, no, faccio io. 800, dai, fallo 825. Fare. Zeus è bravo a fare queste cose. Va bene, ok. Ma è così che fallo fare a Zeus, così ti puoi concentrare su come funziona il personaggio e non ti confondi switchando pagina, ok? Concentrati sul personaggio. Zeus oggi ci assisterà sul segnare le ferite, queste cose, ok? Ok, vabbè. Comunque. Allora, faccio glitch che però non mi serve a niente perché... In realtà... In realtà posso arrivarci a 3. Glitch, grazie a Honor 3, mi sono ricordato. 3. Esatto. Mi sono ricordato, quindi, sì. Quindi esatto. Ok, ho visto adesso. E quindi, va bene, me lo segno. E quindi adesso attacco quello ferito. Con cosa con la imbagi? Lancia. Con la lancia, va bene. Sì, la lancia perché ce l'avevo. Vai. Fai due colpi. Scudo, due attacchi. Un allora c'è un critico e un... è un colpo normale. Allora, il critico su chi lo assegni? Lo assegno sul quello che devo ammazzare adesso. Tira un di 6 più 1. L'hai ucciso. È morto. E per ora sono 3 ferite. E puoi segnare il colpo normale a questo qui. A questo tira un di 6 più 1. 2 che uno, però penso che non mi faccia niente. Però aspetta un attimo, questo l'ho gritto visto che ho 3 grit. Ok, Zeus e sono 5 e una 6. Sono 6, se spegni una rage 7. La vuoi spendere? 7 lui con ma perché lui ha endurance massimo, 4, quindi 4. Gli faresti il massimo così. Ok. Ma già con 6 faccio il massimo, questo è 5 più 1, 6. Non è un critico. Maglio. Ah no, giusto, c'ha la difesa, quindi 7, sì, spendo quella regia, allora... Esatto, e quindi fai 4 ferite a questo troll. Allora, per calcolare i punti esperienza, hai colpito 2 troll separati. Separati, sì. A uno hai fatto 3 ferite. Loro hanno una base di 15 più 15, 30. A questo ne hai fatto 4, quindi fai 35. La somma 5. È 65. Maglio, puoi scrivergli 65 punti esperienza, va a 900...
40, se non sbaglio, no, 950. 50, okay. Sì. E questo troll è morto. Tocca a me. Okay. Mi muovo di 2. Uso un grit per aggiungere un di 6 al movimento. Aggiungo 6. Me lo levi tu, Zeus. 1, 2, 3 e 4. Arrivo anch'io in corpo a corpo con questo troll. E faccio i miei due attacchi con il martello. Allora, questo lo faccio diventare un 6 con il più 1 a colpire per turno. Questo non colpisce e faccio un critico che fa un di 8 danni. 1. Faccio un danno a questo troll. E quindi io faccio 20 punti esperienza. Me li puoi segnare tu, Zeus, per favore. Arrivo. Finisce il turno e tiro la lanterna. La lanterna fallisce. E questo significa che peschiamo una carta Darkness. È vero. Prima di fare gli effetti all'inizio del turno risolviamo la lanterna. La carta Darkness, okay, è... D'ora in poi tutti i robot e i Frozen Enemies, loro sono Frozen, questi troll, hanno più uno ai danni. Poi la metto dopo, appena finiamo il combattimento la metto in sovraimpressione, però la metto qua, così la vedete da qua. Mm-hmm. Allora, mi chiedo adesso... altro sull'attacco che... Scusa, piccola riflessione. L'attacco che hai fatto te, se non fosse convenuto fare due colpi anziché fare un critico, giusto per la storia dell'Endurance? Poteva essere interessante fare due colpi, sì, in effetti. Allora, comincia il turno. Per prima cosa, questo troll rigenera una ferita e guadagna un segnalino Rage. Sì. Quindi questo troll d'ora in poi farà più uno ai due. No, tutti? No, gruppo? Non una. Tre for each wonder, for each rigenerazione 3. Quindi for each wound it heals all of the, un rage token for, quindi guadagna 3 rage. Wow. Esatto. Wow. E rigenera 3 ferite, va a 2. Eh sì. Allora mettiamogli. Mamma mia. Quindi ha più 3 danni, più 4 danni, sì. Eh sì. Ok. Adesso non ci sono altre cose da fare inizio turno. Cominci tu, Zeus, ti fai un danno alla sanity e poi devi fare due test di fear. È vero, due test di fear. TN3. Sono due successi passati entrambi. Facciamo il movimento. Movimento. 5, 1, 6. Io mi faccio due rage secchi. Torno a 5. Io mi no, facciamo prima l'attacco. Facciamo prima gli attacchi. Sempre su quello lì, che ce l'ho di fianco. TN4. Che sfiga, ma io questo colo gritto, giusto perché posso farlo. Ok, però c'è un critico. 3 critici e un hit. Direi 3 critici. Okay. Allora... Ogni dato fa più uno ai danni, giusto? Più 2, perché ho uno alla mutazione e uno allo scudo. Ah, giusto, tira 3 dadi. Ok. Apparente se non fai uno gli fai 4. Ok, 12 ferite, perché ha endurance, no? E ora tira il colpo normale. Colpo normale che fa 4 più 1, 5. Quindi meno 2, 3, gli fai 3 ferite e muore. In un'attivazione sola l'hai ucciso. Grande. Calcola tutti i tuoi punti esperienza, ok? Su 15 ferite. Intanto faccio il troll. Allora, il troll, loro dicono che cambiano bersaglio ogni turno. Quindi, prima di tutto, deve lanciare la pietra. Vediamo su chi la lancia. Tiro un D6 invece di usare i token. Sempre in ordine iniziativa. La lancia su di me. Zeus, me la puoi tirare tu? Un D6 al 5 più. Arrivo. Mi dai conferma un secondo se ho fatto i conti giusti? Sono 85 totali. 90. Quindi 75 più 10. Ne hai sbagliati 5, perché ti sei dimenticato probabilmente il più 5 per l'abilità Elite. Ah, ok. Perfetto. 15 90. Più 15 ferite sono 75, no? 90. Sì, esatto. 90, più
90 nel secondo, 385, un attimo, adesso arrivo. Tranquillo, allora tirare? Mario, me lo tiri tu un, sì, una pietrata. Certo. Ecco, arriva. Mario 3. Non mi prende, dopodiché dobbiamo vedere chi attacca di noi. Attacca a me, quindi si sposta dietro di me. E adesso Zeus, puoi tirarmi tu? Era già in corpo a corpo con me, quindi almeno non hai più due attacchi. Tirami tre attacchi al 4 più. 3 a 4 fa un 6 e basta. Ok, faccio un test di difesa al 3 o più e lo paro. Non riesce a fermarmi. Meno male. Ok. Meno male che ti avrebbe fatto malissimo. Tocca a Maglio che non deve fare il fiere perché il troll si è spostato. Perché si è staccato. Allora, io faccio un... ok. Movimento. Faccio 5. E io potrei attaccarlo da qui, ma per evitare che magari switcha di nuovo su di me e mi prendo gli attacchi lo switch più, è automatico. Sì, e lui sì, ha 7 di movimento, quindi se vuoi essere agitato quindi... ad arco sarai sempre No, non mettermi agitato ad arco, io volevo mettere letteralmente in corpo a corpo, però stavo... voglio fare un disingaggio e mettermi in modo che possa passare Zeus eventualmente. Ok, ma ripeto che la tua lancia ha 2 di gittata, puoi staccare anche da lì. No, credo che lui non voglia avere il più 2 combat perché non è ingaggiato. Ho capito, questo ha senso, sì. Allora, quindi ti muovi di 1 e arrivi qua. No, mi muovo di 5. Poi fai il disingaggio. Che è 6, questo 6 l'hai qui, già fatto, mi muovo okay. dietro. Sì. E ti puoi mettere tipo qui, quindi. Dietro, sì, di, sì, lui, sì, sì, dietro di lui, per dietro attaccarlo lui. Con la lancia. Giusto? Ok, sì. Sì, esatto. Faccio 2 attacchi. E sono... 2 lisci. Sono 2 lisci. Ok, io faccio un grit e lo Zeus, attacco. Glielo puoi levare tu. Per ora c'è un critico, poi devi tirare un altro dado. Un altro dado, sì, ho tirato un dado alla volta. E niente, un critico e basta. Puoi tirare i danni, sono un D6 più 1. Più 2 perché tu hai anche più la 2. Stessa mutazione. Quindi puoi tirare un D6. Sì. Ok, sono 7 danni. 7 danni, lui va a 9. Quindi puoi segnarti i punti esperienza di 7 ferite. No, hai endurance. Ah, giusto, quindi l'esperienza di 4 ferite. 4 a 6. Ok. Quindi sono 35. Tocca a me. Io faccio il fear. Ah, dovevo tirare per vedere se mi prendevo un grit con la carta darkness, l'ho dimenticato. No. Allora, facciamo il fear. Ne subisco uno, me lo puoi segnare tu Zeus. Poi tiro Arriva. Per il movimento, faccio 2, resto lì. Imbracciando il mio martello faccio 2 attacchi. Questo 3 diventa un 4, quindi colpisco una volta sola, faccio un D8 danni. Sono 8, quindi meno 2, 6, e faccio 4, lo porto a 10 e io faccio 20 e 15, 35 punti esperienza. Zeus, per favore. Grazie. Arrivo. 35 finisce il turno. Aspetta, prima che finisca il turno io voglio usarmi 3 di rage per usare un idromele. Va bene. Tiratelo. Arriva, secondo. Perfetto, grazie. Ok, sì. Tiriamo la lanterna. Fallita. Tocca a te, Zeus. Perdi una sanity. Secondo. Il troll rigenera 4 ferite. Giusto? No. Perché 4? 3 erano. 3. 3. Rigenera 3 ferite. E guadagna altri 3 segnalini in rage. Ne ha 6. Allora. Sì. Faccio il movimento. 3 più 1, 4. In dove arrivo? 1, 2, 3, 4, 4. Non ci arrivi per 1. Ok. Ho solo un grit. Niente. Devo tenermelo così per ora. Ok. Faccio. Non fare niente. Un grit è... Vabbè. Allora, adesso lui deve decidere su chi lancia la pietra. La lancia su di me. Zeus, mi fai un test per colpire al 4 più. Arriva. 1, 4, diliscia. Ok, dopodiché dobbiamo vedere chi vuole attaccare a questo turno. Vuole attaccare te, Zeus. Si Bene, sposta perfetto. Qui. Ok. E ti fa quindi 2 attacchi in più, te ne fa 5.
Ok. Ti colpisce due volte. Ok, allora, stiamo 4. Ne paro uno solo, ma... Vabbè, però TN... No, cosa ho tirato? Sì. TN5. Pure sbagliato il tiro. Sì, però vabbè, comunque, non importa. Ti passano, in questo caso, 6 e 4, 10 danni, ma puoi fare 10 tiri armatura a TN4. Ok, facciamoci 10 di armatura. 10... TN4. Ok. Lo scudo me l'hai già tolto, vero? Lì, no, i danni? No, non l'hai dichiarato. Quindi allora fai 7 tiri armatura a TN4. Ok, grazie. Io ci ho sempre no, scusa, è quello che dà meno 1 ai danni, non meno 3. 9 sì. TN4. 9 TN. Grazie. Aspetta. Ti fai 4 ferite e guadagni 2 rage. Sì. Sì, me lo prendo. Ok, tocca a Bodil. Allora, io... va bene, mi... movimento, tanto per cominciare. 2-1-3... no, 2 basta, 2 non ci arrivo lì da lui. E quindi, vabbè, sbiccio l'arco, gli tiro... tiro il resto dove sono e tiro con l'arco. Ok. Tira. Ok, e allora critico. C'è un critico. Quindi puoi fargli un di 6 danni. Ah, tra l'altro, quando è morto il secondo troll non ci siamo fatti le pelli. Vediamo quant'erano. Una pelle a testa, ragazzi. Vai. E la segni tu a Maglio? No, no, cioè sono qua sulla scheda che stavo guardando la cosa. Allora, hai fatto... devi tirare i danni, Maglio. Ah, devo tirare i danni, ok. E questo più uno, 6. 6 danni. Quindi 4. 4. Va a 11. Altri 35, io passo di livello. Ok, allora facciamo il tuo level up. 35 okay, più 985 vuol dire... Sì. Okay. Togliendo 1000 sono 10. In realtà 20 ne hai, non 10. 20? Ok. Vabbè, 20, scriviamo 20. Sì, 20. 20, giusto, perché... ok, 20. Sì. Allora, Maglio, devi tirare 2 di 6 e sommarli. Arrivano. 9. Leggiamo qual è il risultato 9 della tua tabella di level up. Il risultato 9 è... più un sideback token capacity e tira un D6 risorse. Un D6 risorse. Un riva. Guadagni 2. Puoi distribuirti come scelta. Vuoi. Sì. Mm-hmm. Quindi sono 15. Questi sarebbero 10. Io mi alzo sanity perché questa poi tornerà giù di nuovo. Quindi più 2 sanity, giusto? Sanity. Sì, sì, sì. Ok, e che skill ti vuoi prendere? È quella successiva sulla stessa linea, ovvero la skill Trusted Guard. Una volta per turno puoi usare un grit per guadagnare 2 colpi con un arco o un colpo con un ascio da lancio. Alla fine di ogni turno cura una ferita a ogni eroe adiacente che ha l'abilità Leading the Charge. Quindi questa seconda parte la possiamo ignorare. Non serve. Quindi puoi spendere un grit per fare più 2 colpi con l'arco. Con il corpo a corpo non si può usare questa cosa, eh? Sì, 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 ok. Ok. Ti curi tutti i punti ferita e tutti i punti sanità e guadagni un grit. Tocca a me. Okay, questo è io zero. Mi muovo di 1. Faccio un grit. Mi metto a fianco dell'uomo lupo. Me lo segni tu il grit, Zeus, per favore. E faccio 2 attacchi. Arriva. A questo punto voglio un attimo riguardare la mia arma. No, equipaggiamento di Andrea. Allora, di 8 per i danni e quando fai 6-8 l'esplosione. Invece se mi metto lo scudo faccio più 1 ai danni. Cioè, tirare il D8 ai danni o fare più 1 ai danni è quasi la stessa cosa. Ah, ma io ho la corona di Surtur. Il resto no. Sì, mi metto la corona di Surtur, lo scudo e attacco a scudate. Se trovassi una bella arma a una mano sarebbe figo. Vediamo. Allora, ho fatto un 2 e un 5. Trasformo questo 5 in un critico. Ok. Ha più senso. E penso che dovrei riuscire a ucciderlo. Faccio un D6 più 2. 6, 2, 8, Endurance 4. Da 11 va esattamente a 15.
muore, io faccio 20 e 15, 35 punti esperienza. Zeus, per favore. Tutti guadagniamo una pelle. Questa me la segno io. E io devo farmi una corruzione perché ho ucciso un nemico con la corona di Surtur. Sì. La resisto. Perfetto. Tutti gli eroi possono fare il Catch Your Breath, quindi recuperare un di 3 risorse. Allora, intanto fare il Rage, che è più importante. E poi esatto, perdete un di 3 Rage. Io recupero 3 risorse, mi recupero 3 Sanity. Bel fight, ragazzi. Sì, sì, bello. 3, io mi recupero 2 di Sanity e 1 di vita. E io mi uso anche i 3 di Rage per curarmi le 3 ferite, così vado a 0. Ok. Allora, io adesso la carta Darkness che abbiamo pescato, Colden Calculating, la metto nell'overlay, ok? Sì. Cold and Calculating. Eccola qua. È messa lì, la vedi? Ah no, scusa. Sì. Ho preso quella sbagliata. Sì. Perché? Allora, Cold and Calculating, ok, eccola qua. Eccola. Questo robot è i Frozen Enemy, quindi la levo da qua. Bel combattimento. Perfetto. Ragazzi, veramente. Baglio, scusa se ti dico le cose pezzo per pezzo, ma è per farti imparare il personaggio, così poi diventerai liscio anche tu a usarlo. Allora, facciamo tutti una carta loot, ragazzi. Vediamo di cosa si tratta. Un attimo che sistemo i troll. E poi vi prendo la carta loot. Allora, cominciando da il nostro supereroe Ulf, che ha ucciso un troll in un'attivazione, fai schifo. Sì, con Endurance. Sì, sì. Le botte. Sei disgustoso. Allora, ragazzi. Uno con le freccine, lui a mani trovi nude. Una Darkstone e 20 punti esperienza, Zeus. Ok. Maglio, okay, trovi una Darkstone e 30 punti esperienza. Boh. E io trovo una Darkstone e 20. Ok. Va bene. No, solo Darkstone. C'erano allora, Darkstone, queste me le aggiungo io. 790. Scusate, io sta piovendo tanto, devo andare a chiudere un attimo la finestra. Vai, sotto. Vai. Allora, leviamo queste carte. Comincia il nuovo turno. Tiro la lanterna. E siccome comincia il nuovo turno, io switcho, perché sono a 0 di rage. Ottimo. Così non ti danneggi. Esatto. Il portale è qui, eh? Sì, lo so. Allora, tiro la lanterna. Almeno non è doppio uno. Fallisce. E peschiamo è una Darkness. Carta Darkness. Guarda, ci sei tu. Che The bello. Beast Within. Ah, ti ricordi, c'era capitato l'altra volta. Allora, un eroe random subisce un di 8 colpi. Vediamo chi è l'eroe che subisce. Ah, ancora? Vediamo che l'eroe che subisce. Scusa, in birico lo ritiro. Ah! L'eroe che subisce sono io. Allora. Subisce un di 8 sanity, quindi sono io che sto attaccando in realtà. Quindi mi faccio un di 8 sanity che ignorano la willpower. 1, meno male. Vado a 2. E dopodiché attacco un altro eroe random, giusto? O no, ogni eroe. Ogni eroe su quel map tile. Un di 8 hits tutti. Che fanno danni pari alla mia forza. Io ho forza 4. Faccio più male a voi che ai mostri. Allora, ogni eroe subisce 8 colpi, dovete fare 8 difese. Potete usare gli scudi, eccetera. Oh mamma. 8, 4. La difesa ne paro 6. Quindi sono quante 8 meno ferite? 1, perché io faccio 4 a colpo, ma tu hai lo scudo che ti dà meno 1, quindi 6 danni ti ho fatto. Ok, 6, TN 4. Maglio, puoi tirare 8 prendo danni. 2. A TN4, ne hai fatti 4. 4? Ti prenderesti 16 ferite così. Ok, rerollo le altre 4. Vediamo di farne qualcuno qualche difesa in più. E direi che ne prendo una sola. 4 ferite, una la pari con 4. Lo scudo, te ne prendi una. No, 3 ne paro con lo scudo. Una sì, 3 le pari con lo scudo, te ne prendi una e ti devo un grit.
Ok. E mi sono preso un raid. Aspetta un attimo, io potrei tirare il D3 per vedere se non mi prendo nemmeno quella. Perché c'ho la bracciale. Certo. L'ultimo step. Tira un D6 al 3 o più. Niente, vabbè, quello lo prendo. Perfetto. Ma passiamo al movimento. Zeus. Ok. Vado io. Un secondo. 5, 1, 6. 1, 3, 4, 5. Allora, il portale è un po' diverso. Ti pregherei di andarci invece di prendere la rage, perché il primo eroe deve guardare, scoprire il mondo e non può entrare. E il secondo eroe entra. Allora sì, lo faccio. Sì, rischieremmo di perdere un turno altrimenti. Allora, fai 5 punti esperienza. Adesso si dovrebbe pescare la carta mondo, ma in questa missione specifica sappiamo già qual è la carta mondo. Ve la mostro, ok? Esatto. Che è automatica. Allora, la libreria di targa. Eccola qua. Allora, ovviamente questo effetto mondo funziona solo quando siamo lì dentro. Data collection. Ogni volta che un Deep Tenant è triggerato, aggiungi un segnalino archivio. Ok? Segnalino archivio a fine avventura. Ci sono alcuni effetti che li usano durante quelle carte incontro. O i mostri. Ma a fine avventura, per ogni 5 segnalini archivio che hanno, la libreria impara qualcosa su di noi permanentemente. Diventa sempre più pericolosa. Poi Knowledge Unbound. Tutte le carte scavenge e loot danno 5 punti esperienza in più. Sì, ok, tutto qua. Rimettiamola così. E magari un po'... no, qua. Ecco. E adesso dobbiamo pescare una mappa di targa della libreria. Sai che ti dico, metto anche il portale di cartone, che adesso che l'hai rivelato è giusto che ci sia. No, questo è... non è... ah, perché questi sono quelli. Scusa un attimo, devo prenderlo da qua. Ecco qua. Dobbiamo spostare anche la lanterna di altre due posizioni, non l'avevo spostata prima. Yeah. Oh. Un incrocio, quindi non ci sono incontri, c'è solo il portale porta a un incrocio. Buono. Ok, tocca a Maglio. Ok, attimo che mi muovo. Di però 4. La metto qua e poi quando ci spostiamo. Allora, sì, vai verso 4. Il portale, penso. 1, sì, 2, sì, 3 sì, certo. E 4. Vuoi fare scavenge? Sì, dai, una volta lo faccio. Una volta per avventura. E c'è una carta. Guadagni 10 punti esperienza, perché l'effetto di targa non si attiva. Non qui. C'è ancora, sì. Siamo dietro. Via. Cosa ho tirato fuori? 3 orrori. Bello. Da 2 danni in 1. E 10 punti esperienza mettili tu, Zeus. Arrivano. Allora, no, 10 punti ce li ho messi. Faccio 3 horror hit. Eccoli qua. Ne prendo 2. Prendo 2 sanity. Quindi ne prendi uno? Sì. Quindi prendi... Facciamo una cosa, ragazzi. Zeus, se per te va bene, ti vorrei adibire a... Sei il bibliotecario, ok? Metti punti esperienza a tutti queste cose. Così non lo devo dire più, quindi Maglio e Andrea, per favore non mettete punti, lasciatelo fare a Zeus, ok? Quando lo volete fare lo dichiarate, lo faccio io. Mm-hmm. Allora, questo è stato scavenged, Zeus sto giro mettiamo al lavoro proprio. No, vado io, mi muovo Mi devi mettere 2 sanity, questo... Zeus, arriva. Allora, 1, 2, 3, arrivo qua e provo a fare scavenge. Faccio un 6, quindi trovo 2 carte. 20 punti esperienza per me. Arrivano. Voglio livellare pure io. Maledetti bastardi. Ah, tra l'altro, Bodil ti ho alzato. Eri a livello 2, ancora ti ho messo a livello 3. Sì.
Ok, grazie. Allora, devo tirare un D8. Se ammazzassi Fatto qualcosa il ogni tanto 1. invece di fare lo scavatombe. Peschiamo una carta. Peccato, potevo trovare una carta loot. No, peschiamo una carta Growing Dread. Ecco. E Puoi tirare per io avere un grid, che non ti serve. No, ce l'hai. sono al massimo. Una cosa, tu diresti perché non gritti questo dado? Perché non si possono grittare i tiri nelle tabelle. Sai, guarda che hai 3 di max grid, Ah, davvero? Allora così mettimene puoi scrivere. uno. Sì, è vero, Dwarven Taunt da più 1. Grazie, me lo segnamelo allora. Aggiungiamo una Da tirarlo. L'hai carta Growing tirato? Dread. L'hai tirato? Cosa? Il grit? No. Il grid. Non è Ah al no, 4 ah più no, che non si è scrive. tirato, è il 4 più, sì. Allora, Sì. vediamo. No, niente crit. Aggiungiamo la Ok. carta Growing Dread e peschiamo la seconda carta Scavenge. Uno, un D3 Darkstone. No, una Darkstone. Mi Una aggiungi una Darkstone. Darkstone. Quindi ho Arriva. fatto in totale 20 punti esperienza che forse mi hai già messo. È una Sì, Darkstone, ma abbiamo aggiunto una carta Growing Dread. Ok, tiro la lanterna. Dimmi. L'ho segnalino scavenge. già messo, no? Ah no, Non era quello di Maglio. Maglio aveva L'avevo fatto fatto anch'io lo Scavenge, sì. scavenge. Ne devo aggiungere uno, giusto. Allora, tiro la lanterna. Riuscita. A te, Zeus. Arrivo, allora, movimento 2, 1, 3. Per entrare cos'è? Fai come Uno di conta? Ok, movimento. allora sì, fammi entrare. Cos'è che 2, 1, 3 si entra e basta. Ti metto al centro qua, ok? Sì. Bodil. Ok, arrivo. 6. Ottimo, così entri anche tu. Ah, Zeus, non te l'ho chiesto, volevi fare scavenge? Sì, dai. Facciamolo a caso. Niente. Niente. Maglio si muove di 6. 1, 2, 3, Sì. 4, 5. Riesci ad arrivare dietro, Zeus? Vuoi fare Sì, scavenge? no, io no. Ok. Vado io. Mi muovo di 6. Faccio 1, 2, 3, 4 e 5 ed esploro. Non si vede, ma adesso sposto tutto. Elimino le Ma Northland, più perché tanto non ci torneremo. esatto. Col portale l'hai avanzato Sì, la lanterna. l'ho fatto. Ok. Abbiamo fatto. Fammi rivedere uno. Sì, perché abbiamo esplorato due stanze più una questa tre. Ok. Quindi adesso Allora, avanza ancora perché esplori te. esploro di qua. Puoi darmi 5 punti esperienza. Arriva. Oh, ok. Perfetto. E la lanterna avanza di uno. L'ho già mossa. Ah, ottimo. Ok, tiro la lanterna allora. Fallito. A Avanza te, di uno. Zeus. Ok. Mi ricordi un attimino cos'è che dobbiamo fare qua? Ok, Dobbiamo trovare due indizi. Quindi dobbiamo solo esplorare. allora. Ok, quindi facciamo movimento. 5, 1, 6, 1, 2. Mi prendo un rage e esploro di fianco di qua. Qui, giusto? Segnati Sì. anche 5 punti esperienza. Arriva. 5 punti esperienza. Oh! La forgia antica. Che La forgia dei bello! guardiani. Ah, sì. Ah no, perché leggevo quella sotto Advanced. Ok. Ah, ora capito. Bello sto Oh, Targ. scusate, ho una musichetta per Targa, la libreria. L'ho preparata Giustamente. apposta. Più di una in realtà, ma adesso mettiamo questa. Mettiamo un segnalino esplorazione. Tocca a te, Maglio. Arriva.
1 e grit. Quindi un grit per Maglio. Vuoi fare scavenge? No. Allora, io mi muovo di 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mi fermo qua e provo a fare scavenge qua dietro. Uso un grit. E non trovo niente lo stesso. Riveliamo il segno di esplorazione. Ho usato un grit, Zeus. Ah sì, arriva. Allora, abbiamo trovato il primo indizio, ma dobbiamo pescare una carta Darkness. Io al 4 sono più... sono due uscite anziché tre. Io al 4 più recupero un grit. No. La carta Darkness... Ogni eroe deve fare un... Allora, Stand Against Darkness. Ogni eroe deve fare un test di spirit al 5 più. Se ci riesci fai 15 punti esperienza, ma se fallisce meno 1 al willpower fino alla fine dell'avventura. Quindi spirit al 5 più. Io l'ho fatto, quindi me li segno io, Zeus, 15 punti esperienza. Grazie. Ok. 5 più... Oh, ce l'ho fatta, due successi, quindi... Ok, vediamo se li faccio io. 4. Ok, c'è un 5, benissimo. Quindi 15 punti esperienza per Maglio. Prendo la carta incontro. Devi tappare l'entrata. Perché sono due. Va bene. Questa qui davanti è chiusa. Ok. C'è una forgia, vedi? Sì. Dovete sapere che a Targa le mappe... Ora insegno un'altra cosa nuova a voi giocatori nuovi. Le mappe possono essere interne o esterne. Questa è una mappa interna, si vede da questo simbolo qua. Ah. Quindi però siamo dentro la libreria. Esterna possono finire degli effetti che influenzano solo l'interno della struttura o l'esterno. Per esempio se... Magari arriva una bufera, all'interno non ci fa niente, no? Ah, fio. Carta incontro. Echoing Roar. Vai, Zeus. Un ruggito tuonante rimbomba attraverso le sale oscure della città morta. Dopo un momento un altro ruggito scuote le mura rompendo cose di ghiaccio dal soffitto. Frammenti di ghiaccio cominciano a piovere dal soffitto tutto attorno a voi. Qualunque cosa stia facendo questo orribile suono si sta avvicinando. Yeah. Questa è una carta che resta in gioco. Ogni volta che gli eroi rivelano un segnale di esplorazione senza un indizio, un eroe deve fare un test di fortuna al 5 o più. Se ci riesce, un altro ruggito fa eco dalla distanza, ma niente succede. Se fallisci, scarta questa carta e attacco. Un Lesser Frost Giant. Questa carta può essere cancellata come se fosse una carta Darkness. Noi non abbiamo nessun modo di cancellare le carte Darkness. Comunque questa resta in gioco. La metto qua. Quindi, il trigger, ricordiamocelo, ogni volta che gli eroi rivelano un segnalino senza un indizio. Esatto. Ok, e questo è fatto. Tiro la lanterna. L'indizio è stato fatto? No, era solo... Dobbiamo trovare due indizi a Targa. Ok, non faceva niente l'indizio però. L'indizio non fa niente, esatto. Dobbiamo trovare il secondo indizio a Targa. Ok. Tiro la lanterna. Fallita. Fallendo la taverna, ci prendiamo un'altra carta Growing Dread. E bello. Io vediamo se riesco a pescare, a fare un grit. Sì. Quindi Zeus aggiunge un grit. Ragazzi, visto che abbiamo almeno un grit a testa, che dite? Ne spendiamo uno per cancellare una delle due carte Growing Dread? Sì. Sì. Ok, questa la scartiamo, Zeus, levaci un grit a tutti. E tocca a te.
Tocca a me e io mi tiro movimento, me lo recupero, il grit che ho speso, e due, che dite, conviene esplorare l'altro pezzo del corridoio, visto che è qua? Non arrivi a esplorare, però può non essere una buona idea. Vuoi fare scavenge? Ma me ci mettiamo meno. Ma sì, dai, proviamoci. Vai. 2-6. Sei il più bravo di me. Segnati 20 punti esperienza. Arrivano. Scusate, la voce è un po' nasale perché non sto benissimo. Vai, tra. Allora. Eccolo. Allora, questo te lo devo tirare io purtroppo. Questo è solo positivo, eh. Devi farti okay. tre horror hit che fanno due saniti l'uno. Ok. Intanto ti tiro il Glint of Light, che è un 2, guadagni anche una Darkstone. E 20 punti esperienza. Ah no, 30, perché le carte... dobbiamo ricordarci l'effetto del Ward. sì. Subisci quindi... 4 sanity. 4 sanity, ok. E 30 punti esperienza. 30. 30 punti esperienza. E una Darkstone. E una Darkstone. Ok. Tocca a Bodil. E se mi metto il segnalino? Sì, hai ragione. Tocca a Bodil. 3. E io 3 ci arrivo lì, no? Purtroppo non puoi fare la diagonale da qua. Se Zeus non si fosse messo qua ci saresti riuscito. Purtroppo non ce la fai. E allora... andiamo da quella parte, mi metto lì, comunque tu passi, quindi va bene. Sì. Vuoi fare scavenge? No. Ok, tiro io per il movimento. Faccio 2, quindi non riesco a esplorare purtroppo. Mi fermo qua e provo a fare scavenge. Ho fatto un 6, quindi prendo 2 carte. Sono 20 punti esperienza per me, Zeus. Più mi si attiva il mio oggetto, quello nuovo, che è Rider's Belt. Ah no, se prendo le carte Nothing Gear, si attiva. Vediamo. Come che prendevi soldi extra con i loot o gli scavenge? Sia scavenge che loot, ma devono dare soldi. E non è mai capitato. Questo cerco di fare così tante scavenge. Vorrei... All'inizio ne ho trovata una che dava dei soldi. Vorrei cercare... Allora, c'è un Nothing Gear che mi dà 20 punti esperienza. Fammi leggere se la mia skill si attiva con quella belt. Dunque, la belt dice quando peschi una carta Nothing Gear guadagni 20 ore. Mentre la mia skill... No, è un oggetto che mi dà quella cosa. Quando guadagni ori da una carta lutto scavenge ne guadagni 100 in più. Quindi in questo caso si attiva. Dovresti darmi quindi 120 ori. Arrivano... altri 120. Bello. 120 ore. Bella questa cintura, è perfetta per me. Sì. E guadagno 30 punti esperienza. Questa cintura veramente sembra fatta per il mio nano. Perché 20 ore per gli altri non è poi così tanto, ma 120 è un'altra storia. Allora, tiro la lanterna. Esatto. Lanterna fallisce di nuovo, purtroppo. Ok, e mi recupero un sanity. Tocca a te, Zeus. Tocca a me. 2, 1, 3. Ti direi che esploriamo. Segnati 5 punti esperienza. 10 punti esperienza. 10 punti esperienza è un altro corridore. Perché 10 punti esperienza, Mario? No, loot e scavenge solo. Segnatene 5, Zeus. Ah no, scavenge. È per le... Esatto. Loot e scavenge, sì. Aumento la lanterna di una posizione. Questo è un incrocio a T, ma è al chiuso. Tiriamo per vedere com'è orientato. È orientato alla 6, che vuol dire così. Ci sta. Ok, tocca a Maglio. Arriva. abbiamo messo i token per il Depth Event del Data Collection?
Abbiamo fatto un Depth Event? No, Depth Event no, è quando facciamo pare. I doppi. I doppi sono. Ah, ok, ok, scusa. Ma tranquillo. 4, mi porti più vicino possibile alla più vicina. Non riesci a esplorare, però. Non riesco puoi a arrivare esplorare, qua. Vuoi fare scavenge? No, no. Ok. Ah, devo assegnare, mettere un altro segnalino scavenge qui, perché uno l'aveva fatto Zeus, vero? Tiro io per il movimento, faccio 3. Sì. 1, 2, 3. E provo a fare scavenge. Ma niente.